Luci, finalmente un fatto positivo per questa città e per questo comprensorio, quello insomma delle inaugurazioni di questa casa per ragazzi autistici. Un ulteriore passo positivo, tenuto conto che in questa legislatura questo governo regionale ha investito moltissimo sull'autismo. E da ultimo oggi inauguriamo un centro diurno, un'ulteriore semiresidenzialità per 20 posti letto, ma tanto abbiamo fatto già nel territorio di Teramo, in provincia di Teramo. Abbiamo donato all'Abruzzo un nuovo regolamento che adesso attueremo dopo il lavoro fatto dall'Agenzia Sanitaria con tutte le associazioni dei familiari, con tutti i dipartimenti della salute mentale, con tutte le istituzioni, perché si aumenti e incrementi ulteriormente il fabbisogno, così come stiamo già facendo, e aumenti anche la qualità dell'offerta resa. È un grande investimento quello della sanità sul territorio, sono anche i nuovi profili assistenziali che dobbiamo garantire, che qualificano l'offerta della sanità territoriale. Qui a Prato, oltre al centro diurno, la Regione Abruzzo ha stanziato 3 milioni di euro anche per la nuova residenzialità, di cui appunto poi l'azienda ci renderà partecipi al momento in cui istruirà la pratica, bandendo il bando relativo alla costruzione della nuova residenzialità nell'ex plesso scolastico, e sarà un ulteriore tassello assistenziale che si aggiunge nella città di Pratola, che vedrà in questa legislatura sia la inaugurazione oggi dei 20 posti per autismo, sia quella prossima con i lavori venturi per la residenzialità. È un grande investimento della sanità. Vogliamo tornare un attimo sul punto nascita dell'ospedale di Sulmona e sul destino poi dell'ospedale di Sulmona. Sembra che sia una sorta di una controversia, non proprio accertata. Ovvero in che senso non controversia? In quale direzione va? A me sembra che il presidio di Sulmona stia conoscendo, e mi dispiace, le tante strumentalizzazioni a volte su questo lato e su questo profilo, corposi investimenti. E intanto il primo presidio ospedaliero in costruzione. Noi abbiamo da costruire 5 ospedali nuovi più l'ospedale di Chieti, quindi 6 in totale. L'unico che è già partito è quello di Sulmona, e grazie a quell'investimento siamo certi di poter erogare ancor di più sanità migliore per il territorio. È un presidio che ha conosciuto un investimento significativo sul profilo dell'offerta sanitaria, ad esempio sulle cosiddette patologie tempo dipendenti, perché prima aveva l'UTIC, oggi ha anche la stroke. Si stava investendo anche sulla neurologia, quindi sia il tempo dipendente traumatologico, l'ortopedia, sia quello relativo al cuore, l'UTIC, sia quello relativo all'ictus e dunque la testa con la stroke. E in più, come abbiamo già detto, abbiamo rispettato tutte le prescrizioni Agenas e stiamo investendo anche sul profilo del materno infantile e sull'ostetricia. Davvero non capisco, lo dico con molta fermezza, non capisco alcun senso, alcun tipo di protesta sul presidio ospedaliero di Sulmona.